Direttore, una partita che l'Atletico ha gestito, ha controllato, ha anche, diciamo, fatto divertire il pubblico presente sugli spalti. Ma sì, ma noi abbiamo sempre, lavoriamo sempre allo stesso modo, guardiamo neanche cosa fanno le due davanti a noi, che come stanno facendo un signor campionato, complimenti sia a Ragusa che a Paternò. Noi andiamo di partita in partita secondo il nostro programma, progetto di crescita e di sviluppo della squadra, della società, dei giovani e della, come diceva ieri il presidente in un'occasione, e della normalità sportiva, la normalità calcistica. Una squadra che, a dispetto delle assenze, oggi mancavano quattro titolari, ha fatto vedere che comunque anche i ricambi, se così si possono chiamare, sono di altissimo livello. Merito alla tua gestione, alla tua campagna acquisti? No, il merito al profilo dell'Atletico Catania. Qui bisogna avere uno scopo comune, l'unità di intenti, chi gioca deve dare il massimo, qua non ci sono titolari, non ci sono riserve. Qui chiunque viene chiamato in causa deve dare il massimo di quello che può dare e di quello che non può dare. I gol di oggi sono gol che hanno delle storie, no? Corona, Copia, che è un testardo, uno che ci mette sempre tanta grinta, e soprattutto segna Di Santo, l'argentino che finalmente vede finire l'incubo di questo gol che non arrivava mai. Ma sì, sono tre situazioni belle che si collegano fra di loro, perché ha segnato Corona, non lo conoscevo personalmente, ma è una persona di un'umiltà, di una costanza, di esempio per i compagni, aiuta, consiglia, ma anche gli avversari, l'avete visto oggi, una persona veramente che ho avuto un immenso piacere scoprirla in questo modo. Copia meritava il gol, perché Copia è non dimentichiamo che è un 97, spesso la gente lo dimentica, perché per la mole di gioco che sviluppa è sempre un ragazzino, con 97, quindi il gol sono contento che abbia segnato, perché lo meritava alla grande. Per quanto riguarda Di Santo, Luis l'argentino, anche lui è un ragazzo che è sempre a disposizione del mister, quando viene chiamato in causa dà il suo contributo, quindi diciamo che c'è stato il giusto equilibrio oggi in tutte le situazioni di gioco. E in chiusura quello che è un attimo, diciamo, la cronaca, no? Presidente, il padrone dell'Atletico Catania acquista il Messina, la gente si chiede se ci potrebbero essere delle ripercussioni per quanto concerne l'Atletico, la vitalità della società. Smentiamo un attimo. Assolutamente no, io mi sento di trasmettere il pensiero del Presidente. Il Presidente è un grande imprenditore, un grande uomo di sport. L'Atletico Catania può solo avere beneficio da questa situazione, quindi bisogna stare tranquilli, sereni, e ha fatto un'operazione non indifferente, e ripeto, sono certo che l'Atletico, i tifosi atletisti, la squadra e tutti avremo solo beneficio da questa operazione.